nuoto Italia-Spagna. Concorrenti, metri 100, stile libero, presentarsi alla partenza. Pronte? Adesso però ci rivediamo alla gara di tutti, non ho molte speranze. Gara di tutti dal trampolino di 10 metri. È ora in pedana Angela Derriera, Spagna. Sono la governante, Angelita. Ah, sta aprendo gli occhi, Angelita. Angelita mia. Su, Angela. Oh, tesoro, questa ragazza ti ha salvato la vita, è stata la prima a tuffarsi. Gigliola, non lo dimenticherò mai. Come ti senti adesso? Beh, viva. Ormai è tutto passato. Grazie, signorita, che Dio la benedica. Ce la fai? Sì. Oh. Scommettere che questa volta vinco io? Va bene, ci sto. Vuole dire che se perdo ti regalerò un disco di flamenco. D'accordo. Buona fortuna. Anche a te. Preparadas?
Gigliola, sei pronta? Sì. Vieni, c'è la macchina che ci aspetta. Andiamo. Ciao ragazze! Ciao! Ma dove mi stai portando? I festeggiamenti in tuo onore cominciano subito e finiranno domani. Che dici? Lo sai, noi domani ritorniamo in Italia. E tu rimani qui con noi, ormai tanto le gare sono finite. Ma ho già il biglietto per l'aereo, come lo annulliamo. Il mio fidanzato. Luis Rodriguez. Gigliola Di Francesco. Nata 19 anni fa, neo studentessa universitaria, campionessa di nuoto, salvatrice di giovani spagnole e nobile napoletana. Come vedi, sa tutto di te. Per forza, Angela non fa altro che parlarmi di lei. Oh, complimenti per la sua vittoria. Grazie. E per la sua squisita grazia. Non mi metta in imbarazzo adesso. Per eliminare l'inconveniente basterà che vi diate del tu. Ottima idea, tanto più che resteremo insieme diversi giorni, credo. D'accordo per il tu, Luis, ma non per restare, però. Come? Rifiuti la mia ospitalità? No, no, ma... Niente ma. Ho aspettato tanto questo momento. Ci penso io a convincerla. Studio diplomazia. Allora, sentiamo un po' perché non puoi restare con noi. Non credo che l'allenatore me lo permetterebbe. Non è un problema, ci penso io. Poi? A casa mi aspettano. Credo che abbiano già inventato il telefono da qualche tempo. Poi? Ma io non ho portato quasi niente. Barcellona ha molti negozi di abbigliamento e Angela troppi vestiti nel suo guardaroba. Poi? Poi? Niente. Allora andiamo. Bravo, sei stato formidabile. Prego. Grazie. A questo momento la Spagna è ai tuoi piedi. Ani e salvi, questo è un vero miracolo. Ciao Paco. Buongiorno Don Luis. Vieni Gigliola, andiamo. Ben arrivata, signora. C'è la mia casa? È stupenda. Certo, non sarà bella come la tua villa di Napoli, però. Ma veramente. Se non altro, la tua non è infestata da quella peste di Clarita, la governante di Angela. Te la trovi eternamente fra i piedi. L'ho conosciuta a Napoli. Angelita, ti pare questo il modo di guidare? Mi meraviglio che lei glielo permetta. Signorina Gigliola! Clarita, sono molto contenta di rivederti. Non osavo sperare che venissi a trovarci qui in Spagna. Ma scusa, perché non mai avvertito? Ti volevo fare una sorpresa. Ah, brava. Il nonno è in casa? Sì, Sua Eccellenza è in camera sua. Prego, dottore. Alle var delle mense, il mio pensiero si volge riconoscente alla nostra nobile ospite, fiore incantevole della meravigliosa terra italiana. La prego. Evviva! Angela è tutto per me. Se la mia esistenza può avere ancora un significato, è a te che lo devo. Chiunque avrebbe fatto lo stesso. Sì, può darsi. Però sei tu che mi hai salvato la vita. Alla nostra Gigliola, a cui tutti dobbiamo molto. Alla più deliziosa principessa italiana. Grazie. Evviva! Adesso un altro brindisi. Nonno, ti prego, sarebbe il terzo. Tu non devi bere, lo sai. E va bene, tiranna. Lasciamo pure in sospeso questo brindisi per la prossima fausta occasione. Ma vi prego, fate presto a sposarvi tu e Luis, eh? Perché io muoio di sete. Paco. Signorina Gigliola, la sua camera è pronta. Grazie. Già oggi hai fatto le gare, sarai stanca. Buonanotte, cara. Buonanotte, buonanotte. Ciao, nonno. Ciao, cara. Ciao, Luis. A domani. Buonanotte. Buonanotte, eccellenza. Buonanotte. Buonanotte. Una sigaretta, Luis? Grazie. Senti, Paco, dacci due cognac. Coraggio, coraggio. Mm.
Pronto? Buonanotte, amore. Ti voglio tanto bene. Stavi già dormendo? Mi sognavi almeno? Ma guardi, io sono Gigliola. Gigliola? Oh, scusami. La cameriere si è dimenticata che dormivi nella camera di Angela. Figurati, mi dispiace per te. Comunque è sempre un piacere poter ascoltare la tua voce. Buonanotte, Gigliola. Buonanotte. E quando sono lassù io mi sento felice come un bambino, sul serio. Ecco, guarda, se ti affaccio a questo bel vedere, puoi ammirare tutta Barcellona. Oh, è arrivata la nostra banda, andiamo? E seccatori, non si può stare soli un momento. Ma che fastidio ti danno, sono così simpatici. Altro che, ma sono troppi. Senti, io porto Gigliola con me a fare un giro in trenino, eh? Sì, va bene, vi raggiungo lì. Posso avere l'onore di accompagnarti nell'antro delle streghe? Ah, così quello sarebbe il posto adatto a me. Chi lo sa? Salve ragazzi, che fate? Oh, Angela, finalmente. Dove vi ricacciamo? Poi vi dirò. Venite con me, ho appuntamento con lui. Peccato non ci sia Angela. Lei adora la baraonda, io invece la solitudine. Sei una specie di eremita. È brava, ridi pure alle mie spalle se vuoi. Ma adesso morirai di paura. E questo sarebbe l'antro. Aria di mistero non ce n'è davvero. Attenta, Gigliola, non sfidare le streghe.